Cominciamo con una domanda. Si può essere militari e pacifisti? Sì, ok, lo so, la maggior parte di voi starà ridendo di fronte a questa domanda. Ma era una domanda seria. Ve ne faccio un'altra. Si può essere militari, pacifisti e proporre una rivoluzione pacifica per cambiare le cose, per migliorare il proprio paese, per ridare un senso alla democrazia? No, non ridete. È tutto vero. Abbiamo un sacco di esempi nella storia. Esempi legati a un grado, il grado di capitano, che poi può variare a seconda dei paesi, che ha un significato differente a seconda dell'arma di riferimento. Ma fateci un po' caso. I capitani coraggiosi, i capitani di aprile, Salgueiro Maia, che guida la rivoluzione dei Garofani, la Revolução dos Cravos, 25 aprile del 1974, Lisbona, Portogallo, partiva dal basso, era un ufficiale inferiore e guidò il movimento rivoluzionario non violento che pose fine a una brutale dittatura. Oppure l'episodio del cacciatorpediniere Velos della Marina greca, che il 23 maggio del 1973 si ammutinò in segno di protesta nei confronti della dittatura dei colonnelli ad Atene. In quel caso il comandante dell'unità chiese asilo politico in Italia per poter portare avanti una lotta non violenta contro un altro regime brutale. Oppure il protagonista del nostro video di oggi, un uomo che è stato definito, non a caso, il Che Guevara d'Africa, un uomo che sognava un'Africa diversa, non più legata a logiche postcolonialiste, un uomo che voleva dare una speranza al suo popolo, oltre le difficoltà economiche, ma anche di fronte a una grave piaga, quella dell'AIDS, che ancora oggi affligge il continente nero. Un uomo coraggioso e che per le sue idee ha pagato con la vita. Un uomo morto giovanissimo, ma che è rimasto un'icona per tutti quanti. Un uomo di nome, Thomas Isidore Noël Sankara. Il video di oggi, come altri video di questo canale, è sponsorizzato dal nostro sostenitore NordVPN. Ormai da qualche tempo ha scelto questa azienda di diventare partner del nostro canale. Come sempre vi invito a restare con noi nella narrazione fino al termine del video, perché vi verrà proposta un'offerta davvero imperdibile per navigare in tutta sicurezza e senza pericoli. La figura di Sankara è speciale nell'Africa occidentale. Ancora oggi è ritenuto quasi un mito. La sua nomea, come abbiamo detto, di Che Guevara d'Africa, o presidente ribelle, o capitano coraggioso, è perfettamente meritata. Sankara è stato un grande rivoluzionario, ma prima di tutto è stato un uomo innamorato del proprio paese. Un paese che si chiamava, quando lui è nato, Alto Volta, uno dei tanti lasciti del colonialismo francese, e che lui, assieme a pochi altri, aveva provato a cambiare. Ma chi era Sankara? Nato all'interno della tribù Silmimossi, non molto distante da Ouagadougou, educato nella fede cattolica, inizialmente si pensava potesse diventare un sacerdote. I suoi stessi genitori avrebbero visto con favore una carriera all'interno della chiesa, o quantomeno che loro figlio vestisse un abito talare. Così non è andata. Sankara aveva altre idee. Voleva aiutare il suo paese, ma non come predicatore, ma in maniera concreta. Inizialmente pensava di iscriversi a medicina, ma non riuscì a passare gli esami di ammissione all'università. Così optò per un'altra carriera, quella militare. Una carriera che sembrava potergli offrire degli sbocchi interessanti, o quantomeno dargli un futuro. Una carriera che lo portò a 19 anni in Madagascar, molto distante da casa, dalla parte opposta, completamente opposta, a casa sua. E fu lì, tra il 1971 e il 1972, a soli 22 anni, che poté assistere alle rivolte contro il presidente locale, Philibert Tsiranana, rivolte portate avanti da idee socialiste e successivamente da militanti marxisti e leninisti, i militanti di Adama Touré, il leader del Partito Africano dell'Indipendenza, un uomo che avrebbe ispirato con il proprio agire anche una parte delle Pantere Nere negli Stati Uniti. In questo periodo Sankara, che già era diventato ufficiale inferiore, aveva iniziato anche a scrivere, dirigeva un giornalino scolastico, il Cap dell'Informazione, e attraverso i suoi articoli provava a portare avanti un'idea differente della politica e della gestione di un paese, partendo appunto dal basso. Militare, abbiamo detto, eppure Sankara in breve tempo diventò un pacifista. La svolta avvenne al ritorno a casa nel 1972, dopo un periodo di guerriglia con
il vicino paese del Mali. Sankara decise di riporre le armi. I conflitti, secondo lui, erano inutili e ingiusti. Portavano a spargimento di sangue africano, che poteva essere, anzi doveva essere, preservato e risparmiato. Nello stesso periodo Sankara si fece notare anche per la sua creatività artistica. Gli piaceva suonare, acquistò una chitarra, quella chitarra che gli avrebbe fatto compagnia per il resto della sua vita e che sarebbe stato uno dei pochissimi lasciti alla morte avvenuta a 37 anni di età. A Sankara piaceva il jazz, suonava in un gruppo chiamato Tuaku Jazz. Gli piaceva strimpellare, ma gli piaceva ancora di più informarsi su cosa avveniva effettivamente nel suo paese, cosa potesse fare lui e la sua generazione per migliorare il suo paese. Nel 1976, a neanche 27 anni di età, Sankara era stato trasferito a Po, centrale dell'esercito, in qualità di comandante del centro di addestramento. E fu lì che Sankara cominciò a maturare sentimenti di contrasto nei confronti del colonnello Zaye Zerbo, l'uomo forte dell'Alto Volta, il dittatore dell'Alto Volta che si era imposto con un colpo di Stato. Quel contrasto avrebbe portato alla nascita di un'organizzazione segreta, il Regroupement des Officiers Communistes, il ROC, un'organizzazione di cui Sankara era il leader e il suo vice si chiamava Blaise Compaoré, un uomo complesso e che più avanti avrebbe tradito la fiducia di Sankara. Nel corso di lotte di potere Sankara alla fine venne nominato segretario di Stato, rassegnando però le dimissioni in polemica perché non intendeva diventare strumento del regime, non intendeva lui, che ormai stava diventando un simbolo di speranza per i giovani, per la sua generazione non solo, essere accomunato alle malefatte di Zerbo, alle ruberie, alle violenze. Assolutamente, lui voleva restare umile nel popolo, voleva essere uno strumento del suo popolo, voleva dimostrarsi nei fatti un burkinabè, un cittadino di quello che poi diventerà noto come Burkina Faso, un cittadino come tutti gli altri, semplice, ordinario, lontano dai lussi, dalla corruzione e dalla sete di potere di chiunque altro. Qualche mese dopo le sue dimissioni, un nuovo colpo di Stato avvenne in Alto Volta. Questa volta arrivò al potere Jean-Baptiste Ouédraogo, che ormai ben conscio della popolarità di Sankara nell'esercito ma anche presso la popolazione, decise di nominare quel capitano come primo ministro, un'offerta cortesemente respinta al mittente. Sankara ormai era diventato una celebrità, non come jazzista, per quanto fosse apprezzata la sua opera di chitarrista, quanto per la diffusione del suo pensiero, un pensiero panafricano, di unione di tutti gli africani, un pensiero moderato, almeno nei toni, un pensiero socialista per quanto riguarda la teoria politica, un pensiero anticolonialista, molto anticolonialista, soprattutto per affrancare le ex colonie dalla tutela oppressiva, onnipresente, della Francia, che sembrava quasi voler mantenere in zona la propria presenza tra consiglieri militari e il famoso franco africano, quella moneta stampata a Parigi, destinata, nelle intenzioni della Francia stessa, a tenere sotto controllo tutte le ex colonie del continente nero. Ebbene, i contrasti tornati sempre più forti all'interno del governo anche del nuovo presidente Ouédraogo portarono all'arresto di Thomas Sankara, ma non solo di lui, di tanti altri suoi collaboratori, ritenuti ormai troppo sovversivi, impresentabili, soprattutto in occasione della visita a Ouagadougou di Jean-Christophe Mitterrand, il figlio del presidente Mitterrand. Il regime di Ouagadougou non voleva sfigurare di fronte al figlio dell'ex grande padrone bianco, non voleva cause di imbarazzo, ma proprio quell'arresto avrebbe portato alla fine del regime, perché la popolazione non avrebbe mai accettato un qualcosa di così impopolare come la reclusione in carcere di chi si batteva in maniera non violenta a favore degli ultimi. La rivolta popolare che seguì all'arresto di Sankara portò al crollo del regime di Ouédraogo e alla fine all'elezione di Thomas Sankara a presidente dell'Alto Volta, subito ribattezzato Burkina Faso. Thomas Sankara aveva 35 anni, un giovane presidente, un giovane rivoluzionario. Aveva idee che lo portavano avanti rispetto a tanti altri dittatori o presidenti dell'Africa. Idee da visionario. Sankara si schierava coi deboli, predicava la virtù di portare avanti l'economia locale, di non piegarsi alle logiche imposte dalle multinazionali che prevedevano le colture massicce ed estensive di un solo prodotto. Sankara respingeva i prestiti della Banca Mondiale,
promuoveva l'autosufficienza alimentare, la produzione del tessile locale, la capacità di generare un mercato interno ma anche di esportazione completamente autonomo. Sakara promuoveva anche l'autonomia delle donne, la parità dei sessi, la possibilità delle donne di emanciparsi. Seguendo la teoria socialista, Sakara tutelava i lavoratori, i contadini, aboliva il latifondo, dava la possibilità ai giovani di studiare, toglieva i vincoli del lavoro obbligatorio, vietava le pratiche barbare come l'infibulazione, le scissioni, metteva al bando la poligamia. Si batteva in prima persona contro quella piaga, quella dell'AIDS, che stava dilagando in tutta l'Africa. In tal senso promuoveva la prevenzione, l'informazione, una campagna sanitaria volta a prevenire, ma anche a curare, con le vaccinazioni, con la distribuzione di acqua potabile, con l'accesso ai servizi alimentari di base. Un rivoluzionario non violento, che era partito con una divisa mimetica addosso e un basco in testa, ed era divenuto il presidente più amato di tutta l'Africa occidentale. Questo era Thomas Sankara. E dobbiamo dire era perché purtroppo non è durato molto, né come presidente né come essere vivente. La colpa, se può dirsi tale, di Thomas Sankara è stata quella di schierarsi apertamente all'interno del movimento terzomondista contro le logiche neocoloniali, non solo contro la Francia, ma anche contro gli Stati Uniti e tutte le altre potenze che pensavano di esercitare ancora un controllo, soprattutto economico, sugli stati africani. Sankara voleva la piena emancipazione dei Burkinabè, del suo Burkina Faso, il nuovo nome che aveva dato all'Alto Volta. Il suo discorso sul debito in una riunione dell'Organizzazione dell'Unità Africana era stata una vera e propria denuncia contro i francesi, gli inglesi, gli americani che cercavano di strozzare l'Africa attraverso il sistema monetario. Forse era stato quel discorso a prefigurare la sua condanna a morte. Ed è triste tutto ciò, perché d'altronde Sankara era riuscito comunque a trovare un punto d'equilibrio, a dare al Burkina Faso una parvenza almeno di stato legale. Scrisse lui stesso un nuovo inno per il paese. Insenui è il suo lascito morale, testamentario. Aveva portato avanti delle relazioni molto interessanti con tanti stati vicini, anche con la Libia, il paese canaglia di Gheddafi, un'alleanza magari pericolosa ma che era servita al Burkina Faso a ottenere fondi economici importanti per portare avanti le riforme che Sankara voleva, la riforma dell'istruzione, la riforma edile, la riforma agraria, riforme che i Burkinabè volevano, di cui avevano bisogno e che Sankara interpretava, ma non poteva durare. Quando si calpestano troppi gli interessi di un certo peso, prima o poi il conto da pagare arriva ed è molto, molto salato. I suoi attacchi al colonialismo, le sue denunce nei confronti di Mitterrand, che appoggiava in quel periodo il regime repressivo di Pieter Botha in Sudafrica, oltre al suo rifiuto di alleanza proposto dal dittatore liberiano Charles Taylor, gli sarebbero costate molto care. Il 15 ottobre del 1987, Thomas Sankara viene massacrato assieme a altri 12 ufficiali, suoi collaboratori. L'autore del colpo di Stato era il suo vice, Blaise Compaoré, appoggiato ufficialmente dalla Francia, dagli Stati Uniti e dalla Liberia. Era diventato scomodo Sankara, era diventato ingombrante, era diventato pericoloso. L'aura di Thomas Sankara non si è spenta, nemmeno con la morte, anche se ci sono varie teorie sulla sua fine. Secondo un testimone oculare sarebbe stato ucciso al termine di una discussione estremamente accesa dallo stesso Compaoré, che avrebbe preso una pistola e sparato alla testa del suo vecchio compagno d'armi all'interno del palazzo presidenziale. Compaoré per diverso tempo ha negato questa circostanza, poi si è attribuito il merito della morte di Sankara e successivamente ha ritrattato. Secondo altri, Sankara sarebbe stato vittima di un agguato, ucciso a bordo della sua vettura assieme ad alcuni collaboratori da un comando di killer armati con dei Kalashnikov. Secondo altri, sarebbe stato vittima di uno squadrone della morte che avrebbe fatto irruzione nel palazzo presidenziale. Come siano andate le cose non lo possiamo sapere con certezza assoluta. Sappiamo però che Thomas Sankara è rimasto un simbolo ancora oggi. Certo, la sua immagine non è sulle magliette come quella di Che Guevara. Certo, il suo nome è meno ricordato rispetto ad altri rivoluzionari del terzo mondo. Però per tutti gli africani, non solo per i Burkinabè, lui resta un esempio di chi non si è voluto piegare, di chi ha voluto dare una speranza al proprio popolo, di chi si è battuto contro le barbarie e contro le malattie, di chi ha voluto
rilanciare il proprio paese con un vero e proprio atto d'amore di chi dietro di sé, come eredità materiale, ha lasciato una piccola casa, quella in cui era nato, un conto corrente con appena $150 e una chitarra, quella chitarra che aveva accompagnato Thomas Sankara dalla gioventù, dai suoi amori per il jazz, fino al suo ultimo giorno di vita. Quella chitarra che, assieme al suo basco, è la sua immagine fiera, rappresenta un lascito anche ideologico. Ma sapete cosa ha lasciato dietro di sé, oltre a tutto ciò, Thomas Sankara? Provo a dirvelo. Ha lasciato 2,5 milioni di bambini vaccinati contro il morbillo, la febbre gialla, la rosolia e il tifo. Un'opera di vaccinazione che venne applaudita addirittura dall'UNICEF, caso più unico che raro. Ha lasciato la creazione di posti di salute primaria per affrontare le emergenze mediche in tutti i villaggi del Burkina Faso. Ha lasciato un sistema scolastico capace di sconfiggere l'analfabetismo di base, portando avanti un'opera di scolarizzazione obbligatoria e gratuita. Ha lasciato molte cisterne d'acqua e un primo sistema di distribuzione idrica centralizzata. Ha lasciato dietro di sé farmacie, scuole, ospedali, alloggi per i poveri, magazzini di distribuzione dei viveri. Ha lasciato dietro di sé un primo programma di trasporto urbano pubblico. Ha lasciato dietro di sé i primi sindacati a favore degli anziani, dei contadini e non solo. Ha lasciato dietro di sé 7,000 campi sportivi per promuovere la pratica dello sport nel Burkina Faso. Ha lasciato dietro di sé la soppressione della capitazione, l'abbassamento delle tasse scolastiche, tanto per la scuola primaria quanto per la scuola secondaria. Ha lasciato dietro di sé un programma di lotta allo spreco alimentare, conferendo maggiore consapevolezza ai burkinabè sull'importanza di conservare e trattare il cibo. Ha lasciato dietro di sé un ricordo che non è stato offuscato nemmeno dai tentativi di censura, di cancellazione della memoria portati avanti da Compaoré e dai suoi complici. Se oggi in Africa occidentale chiedete di Thomas Sankara, chiunque vi risponderà: era un burkinabè, era un africano, era un rivoluzionario, era un amante della pace, era uno di noi. Questo è il miglior messaggio lasciato da Thomas Sankara dietro di sé, come testimone della storia, come testimone di ciò che porta a modificare e migliorare la vita umana. Perché in fondo questa è la missione della storia, insegnare. Insegnare a non ripetere gli errori e a migliorare la nostra esistenza. Thomas Sankara ci ha provato, non ci è riuscito fino in fondo perché gli hanno impedito di continuare. Ma il suo messaggio è ancora oggi valido e viene portato avanti da chi idealmente si ritiene il suo erede morale. Perché l'Africa ancora non è libera, non è ancora emancipata. Non è ancora capace di utilizzare con piena coscienza tutte le proprie enormi risorse. Magari un giorno lo sarà, e quel giorno, allora, veramente si sarà compiuto il destino di Thomas Sankara. Grazie per aver guardato questo video assieme a noi, e ringraziamo anche noi di Dentro la Storia NordVPN che ha deciso di sostenere il nostro canale. La sicurezza informatica, lo sapete, è fondamentale, e NordVPN contribuisce in maniera attiva cambiando l'indirizzo IP e mascherando la posizione di chi naviga in maniera virtuale, consentendo dunque di proteggere il traffico internet e di impedire di lasciare tracce online, magari a beneficio di qualche malintenzionato. Mettersi al riparo da molti pericoli nella navigazione incauta sul web è fondamentale, lo sapete tutti molto bene. Ebbene, con NordVPN il traffico online diventa invisibile. La VPN, come abbiamo già detto, cambia l'indirizzo IP e maschera la posizione virtuale, quindi protegge completamente il traffico internet e impedisce a chiunque di seguire le nostre tracce. Tutto questo e molto altro ancora potete averlo ad un prezzo scontato se cliccate sul link in descrizione a questo video. In più potete avere molti altri bonus aggiuntivi gratuiti e 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Il tutto grazie alla VPN più rapida, sicura, efficace di tutto il mercato, NordVPN.